Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Coromon. Questa è la quarta parte ed è un gioco che mi sta piacendo da morire. Se siete fan di Pokémon non potete perdervi Coromon, è bellissimo. Detto ciò vi invito subito a lasciare un bel mi piace al video, a commentare, ad iscrivervi al canale e a condividere questo video a tutti i vostri amici fan di Pokémon che magari non hanno ancora conosciuto questo fantastico gioco. Io l'ho preso a 10 euro su Steam praticamente, niente. Bene. Eravamo sempre qui a Villa Fieno e dovevamo andare a parlare a Noah. O meglio, il teletrasportatore di Noah sarà disponibile entro 2 settimane. Qui hanno sbagliato la localizzazione. Ci sono un bel po' di errori di localizzazione. Nello scorso episodio abbiamo avuto una marea di problemi a rispondere alle domande di Jebediah perché... ai quiz appunto di Jebediah perché le domande erano poste malissimo, erano tradotte malissimo. E non si capiva, in alcune domande non si capiva proprio cosa potesse essere chiesto, cosa venisse chiesto. Bene, entriamo. Salve. Ah, la mia consegna. Che consegna? Oh, ti ho scambiato per un'altra persona. Scusami tanto, ma mi hai scambiato per il fattorino, ma scusa. Sono Noah, sto lavorando ad un teletrasportatore in grado di connettere Villa Fieno alla rete di Velua. Sto ancora aspettando le ultime parti che mi servono per completare il teletrasportatore. Le avevo ordinate da campus della Lux Solis un po' di tempo fa, ma il pacco sarebbe già dovuto arrivare. Oh, forse mi puoi aiutare? Puoi scoprire cosa trattiene il mio pacco? Certo, ti darò una mano. Ottimo, ti aiuterò con il tuo pacco. Ottimo, ho ordinato i pezzi dal negozio al campus della Lux Solis. Potresti forse iniziare da lì. Sarò nella mia officina a fare gli ultimi ritocchi, ti aspetto. Ok, esploriamo la casa di Noah. Questa è Abigail, penso sia sua moglie, infatti. Mio marito ha un'officina nel seminterrato. È uno dei motivi per cui il nostro villaggio sta diventando sempre più avanzato tecnologicamente. Ora è talmente concentrato sul suo lavoro che ignora le conseguenze di un teletrasportatore in Villa Fieno. Che il progresso non sia sempre una cosa buona? Allora, libri. Diamo un'occhiata sempre in giro per eventuali strumenti nascosti, che in questo gioco ce ne sono una marea. Cioè, mi chiedo come facciano quelli che non hanno esplorato ad andare avanti, perché senza oggetti nascosti avrei tipo un quarto delle cose che ho ottenuto ora. Senza oggetti nascosti e senza... spinner curativo. E senza l'abilità raccolta di... mi sembra Armado. Vediamo cosa ha lui qui nel seminterrato, eh. Di qua non possiamo passare. Salve. Se solo avessi quelle parti mancanti, il teletrasportatore sarebbe già completo. Eccolo qui il teletrasportatore. Però scommetto che lui può darmi qualcosa di interessante qui dentro. E infatti. Frutto pomo. Aumenta la potenza di un attacco di tipo normale. Beh, non è male. Però se è monouso... Cioè, è interessante il fatto che sia monouso. Aggiunge più strategia al gioco. Però ora andiamo a cercare di capire dove si è fermato il pacco di... del signor Noah. Dovremmo tornare appunto verso il campus Solix, il campus della Lux Solis. Quindi dovremmo tornare indietro. Vediamo un po' di scoprire che fine ha fatto. Tra l'altro qui avevo visto che non avevo catturato minimamente tutti i Pokémon che ci possono trovare. Eppure io ho passato tipo 2 ore a cercare nell'erba alta dei Pokémon. Mettiamoci davanti qualcun altro tipo Moffel, che vorrei allenare un po'. Eccoci qui, contro Mino, appunto, Pokémon che ho già, però si becca una bella palla di sabbia. Fa danno, eh? Ok, perfetto, dovremmo, se non fallisce con palla di sabbia, dovremmo avere concluso la battaglia. Esatto. Potenziale risvegliato, e andiamo a dargli, questo è un attaccante, non ha difesa, ha una discreta velocità. Ma è un attaccante, quindi continuiamo così, ok? Un po' di velocità gli serve, perché non può essere così lento. La velocità è una statistica che sta bene su tutti i Pokémon, tranne che sui tank. Lui è il signorino a cui avevamo scambiato... avevamo scambiato Mino. Ok, eccoci qui. Questi sono dei vasi? No. Ok, questa ci dice sempre le solite cose, non ha senso stare qui. Continuiamo per il campus della Lux Solis. Eccoci qua. Andiamo nel negozio appunto come ci ha consigliato Noah.
E a questo. Tu non dici nulla, ok. Tu? Niente. Salve, sono Gracial, mi mandano a... Ecco, dobbiamo parlare al commesso. Ha detto che ha ordinato un pacco da te, ma che non è ancora arrivato. Ah, è vero. Me ne ero quasi scordato, ma come te ne eri scordato? Io pensavo che tipo il corriere fosse stato attaccato da uno sciame di Pokémon incredibili che lo ha mezzo ucciso e che noi dovessimo salvarlo. No, invece no, si era dimenticato di spedirlo. Ma l'ho spedito giusto. Ah, l'ho spedito giusto un po' di tempo fa, ok. La consegna era qui vicino, dovrebbe essere già arrivata a quest'ora. Se non è stato ancora consegnato, allora il pacco deve trovarsi da qualche parte tra qui e Villa Fieno, però non ci siamo passati, non c'era niente. Io non posso lasciare il negozio, ma magari potresti andare tu a controllare nei dintorni del parco radioso. Ok, lo farò, grazie per l'aiuto. Vabbè, qui è un po' di fattorino simulator, eh? Cioè, vai su e giù un po' a caso. Certo, è comunque più interessante la prima missione del professor Oak, in cui dovevi portare il pacco del professor Oak da Smeraldopoli a Biancavilla, facendo avanti e indietro due volte. Ora dovremmo trovare qualcuno bloccato dai Pokémon. Magari qui sopra? Qui dietro? Tu mi dici qualcosa di nuovo? No, niente, Gideon proprio non ne frega niente di noi. Diamo un'occhiata qui in giro. Ok, altro Pokémon selvatico, l'accetto volentieri. Sperando che magari prima o poi esca un Pokémon raro, ma non sembra uscire. Quindi, palla di sabbia, vai. Cosa carina, ottimo. Così facendo non perdo nemmeno punti. Punti salute. Ok, 111 punti esperienza. Livello 10 per Moffell. Ottimo. Obiettivo sbloccato. Diamo un'occhiata a questo obiettivo. Eccolo lì. È quello il fattorino, vero? Ah, riscatta, lotte vinte, 10. Altro Pokémon selvatico. Magari più avrei preferito usare un. Ecco, il mio Silquid io l'ho lasciato giù perché è scarsissimo. Preferisco usare altri Pokémon. È il classico Pokémon di tipo volante iniziale del gioco, è il PG di questo gioco probabilmente. Però non essendoci di tipo volante, ma essendo normale, non mi interessa averlo. Probabilmente potrebbe imparare qualche attacco aria, quello è vero. Però. Eccolo, vai, è lui. Ah! Oh, scusa se ti ho spaventato. Pensavo mi fosse saltato addosso un Coromon selvatico. Un Coromon? Ma se ti possono attaccare solo se cammini nell'erba alta? E non hai neanche un Coromon per affrontarli? Sì, certo, ma mi sono scordato di portare le torte curative. E ora tutta la mia squadra è esausta. Non posso più attraversare l'erba alta. Sono bloccato qui, oddio, ma è una tragedia. Cioè, questa persona tecnicamente muore di fame, muore di sete perché non può attraversare l'erba alta se la sua squadra è morta. Ora non riuscirò proprio a consegnare questo pacco. Non è che non riuscirò a consegnare questo pacco, tu muori qui se non ti aiuta qualcuno. Intendi il pacco destinato a Noah? Sì, ma non posso farcela con la mia squadra esausta. Oh, che stupido che sono. Posso scortarti nell'erba alta e farti raggiungere il centro addestratori a Villa Fieno. Che ne dice? Davvero? Faresti questo per me? Ti ringrazio davvero tanto. Ok, fammi strada. Ah, scompare però, ok. Ah, mettiamo avanti qualcun altro. Mettiamo avanti Butterbeat, ora. Se dovesse uscire... Sarebbe comico se non uscisse nessun Pokémon. Ah, all'ultimo blocco di erba. Oh, Armado contro Armado. Vabbè, ma a livello 2. No, ok, non ho messo davanti Armado, ho messo davanti... Butterbeat, ora voglio vedere questo pugno propulsore cosa fa. Ok, 50 di potenza, 90 di precisione. Usiamolo. Ma che bella l'animazione! Ok, e poi usiamo, direi, il colpo. Addio, Armado. Prende pochissimi punti di esperienza ormai, Butterbeat. E ormai non siamo più adatti a questo punto del gioco. Ce l'abbiamo fatta, grazie mille. Figurati, ma il pacco da consegnare? Ah sì, beh, sono indietro con le consegne adesso. Ma ce lo darà a noi. Sì, infatti. Vai.
Cosa ho in tasca? Un richiamo Lux? Me lo sono portato in giro per tutto questo tempo? Stupido, potevo usarlo. Oh, ma guarda l'ora, è meglio andare. Grazie ancora. Proprio stupido questo. Ok, andiamo a consegnare il pacco a Noah, senza ulteriori indugi. Qui a Villa Fieno. No, la casa di Noah è qui sotto. Eccoti, no? Il negoziante ha inviato il pacco, ma il postino è bloccato a Parco Radioso. Oh, che è successo? Si è dimenticato le torte curative, quindi la sua intera squadra è completamente esausta. Errore da principiante. Ma cosa è successo al mio pacco? L'ho preso io, ce l'ho proprio qui. Eccolo. Grazie, che ottima notizia. Con queste parti metterò in funzione la macchina in un attimo. Mi metto subito al lavoro. Ho già perso abbastanza tempo. Vai. Così attiva il teletrasporto tra qui e il campus di Luxolis. Ed è importante perché qui non c'è un PC. Non so se ci avete fatto caso, ma qui non c'è un PC. Quindi se noi volessimo prendere un Pokémon depositato al PC dovremmo tornare a Luxolis, cosa che ho fatto tra le varie parti per prendere i miei Pokémon. O meglio, i miei Coromon. Ok. Dimmi, Glacial, hai mai usato un teletrasportatore prima d'ora? No, spiegami pure, dai. La maggior parte delle città ha un centro addestratori con un teletrasportatore, così potrai spostarti velocemente. Ma puoi viaggiare solo verso un teletrasportatore con cui il tuo guanto è sincronizzato. La sincronizzazione avviene in automatico non appena visiti una città che ha un teletrasportatore. E ora, grazie a te, gli addestratori possono viaggiare da e verso il nostro villaggio. Perché non lo provi? Dovresti essere in grado di viaggiare da qui a Campus della Luxolis. Vai, proviamolo. Ok, col mouse. Posso, no, non posso muovermi col mouse, o forse sì. Sì, così, ok. Vai, andiamo al Campus della Luxolis. Mi ha detto di provarlo e io lo provo. Ole! Dici qualcosa tu? No. Stessa cosa. Ok, ho i Coromon messi un po' maluccio. Cioè, maluccio no, però. A questo punto diamo una curata veloce qui. E poi proseguiamo. Lasciamoci alle spalle Villa Fieno. Ok. Nel box lascio quei Pokémon, quei Coromon che non mi piacciono per adesso. E ritorniamo a Villa Fieno. Posso andare a Parco Radioso? No, che non è disponibile. Andiamo. Andiamo a Villa Fieno. E a questo punto proseguiamo nella storia. Ok, ho usato il tuo teletrasporto, sei contento? Velu è in debito con te, grazie a te. Tutti possono viaggiare da e verso Villa Fieno con facilità. Non mi ha dato però nessuna ricompensa, bro. Cioè, potevi anche farlo. Dettagli, vai, usciamo. E andiamo avanti. Questo ci avevo già parlato, vero? Sì. Questo frutto mulo è pronto per il raccolto. Ale, preso. Tentiamone un altro, va. Tanto. Frutto mulo. Sì, è fortissimo frutto mulo, piantiamolo. Ok. Abbiamo sbloccato anche un obiettivo, tra l'altro. Raccogli un frutto, vai. Devo ancora capire cosa serve al livello dell'allenatore, ma andiamo avanti. Oh, Bosco Tasso. Questa è la nuova zona. E quello è un allenatore, mi sa, quindi vorrei provare ad usare la mossa di Moffel. Ehi, sei un addestratore? Sei nel posto che fa per te. Questa foresta è piena di addestratori in cerca di sfide. Sembri forte, quindi non sarà un problema per te, giusto? Puoi riconoscere gli altri addestratori dal loro guanto. Se vedi che qualcuno ne ha uno, probabilmente è un addestratore pronto per una lotta Cormon. Se le trovi troppo dure, potresti anche attivare l'opzione lotta facilitata. Ti permetterà di mandare in campo un Cormon diverso una volta sconfitto quello dell'avversario. No, grazie, non è un problema. Proviamo ad affrontare questo allenatore, va? Sono venuto qui per addestrare e allenare i miei Cormon. Diamoci una mano a vicenda. Ma certo, Nico, ha due Cormon lui e non sei. Vabbè, overkill. E manda Silquill. Ok, a che livello? 7. Interessante. Io voglio provare a usare questo. Vedete, Scippo d'oro. Ruba oro dell'addestratore avversario fino a 3 volte. Vai, Scippa. 52 di oro. Ok. Lui usa artiglio, va bene. Vai, un altro Scippo. Colpo rapido. Ok.
52 di oro, gli ho rubato di nuovo. Vai, ruba, ruba, ruba. E altro 52. Va bene. E poi palla di sabbia. Fa male, eh? Vai, palla di sabbia. Perfetto. Armado manda in campo, ok. Cambiamo Pokémon noi. E mandiamo Swarmy. Vorrei farlo evolvere questo Swarmy, non so se si è capito. È colpo critico, grazie mille, ma ne avrei fatto meno. Api velenose. Dovrebbe essere super efficace, infatti fa molto danno. Poi gli useremo di nuovo api velenose. Che non morirà per il veleno, purtroppo. E a questo punto direi di sostituire di nuovo e mandare... Dov'è? Moffell. Per tankare un po' di danni. Tanto morirà per i cavoli suoi per il veleno. Non è stato avvelenato, scusami. Muori allora. Ah, di pochissimo non è salito di livello. Peccato. Sono diventato molto più forte. Ok, lui mi ha dato 176 gold. Devo capire se i gold che vengono rubati vengono sottratti dall'ammontare finale. A quel punto non avrebbe alcun senso usare la mossa. A quel punto, appunto. Però, vediamo. Allora, usiamo un oggetto curativo, dai. Tanto ne abbiamo. Torta PS, Small, usa su di lui. Ok. E anche su Swarmy. Perfetto. Proseguiamo. Salve. Perché questa zona di addestramento è piena di insetti? Che fastidio. Sono molto curioso di vedere gli insetti di questo gioco, eh. Per adesso abbiamo visto solo Swarmy. Vai, Graffio. Ok, Furia va bene. Aumenta il suo attacco fisico. Facciamo un bel po' di danno, eh. E tanchiamo come delle bestie. Peccato che sia rimasto con un HP. Ok. Manda in campo un Mino. Eh sì, continuiamo noi con Armado. Ecco, vedete loro invece vanno tranquillamente di 2-3 colpi con la coda. Mentre io uno, letteralmente uno tutte le volte. Guarda, guarda. Due. Ah, bello il colpo critico. Va bene, non mi lamento allora. Ha risvegliato il suo potenziale. Noi continuiamo, come detto, attacco fisico e PS, difesa già abbastanza alta per conto suo. Perfetto. Beh, almeno siamo riusciti a spaventare tutti questi insetti. Va bene. Allora, cambiamo Pokémon davanti, ma andiamo a Butterbeat ora. Vorrei andare a prendere quello strumento là e vediamo un po' che Pokémon si trovano qui. Ah, due Silquil, un'orda. Un'orda che dobbiamo uccidere. Pugno propulsore. Non male. E artiglio. Va bene, lo tanchiamo abbastanza. Usiamo colpo, sempre sullo stesso Swarmy. O Silphi, volevo dire. Così almeno quello a livello 5 se ne va fuori dalle balle. Sabbia tascabile. Che la precisione inizia ad essere diminuita un po' troppo, eh. Però più il mio propulsore colpisce comunque. Quindi non mi lamento. Ok, il suo danno è irrisorio, però mi ha abbassato la difesa. Se colpisce anche questa volta, ottimo. No. Dai, forza, Silquil. Butterbeat, volevo dire, ti manca un colpo. Dai, su. Olè, bravo. Non è salito di livello, però abbiamo fatto un bel po' di esperienza. Quindi non mi lamento. E però iniziano ad essere un po' troppi questi Pokémon selvatici, eh. Moffell. Pugno propulsore. L'ha sentito. Che palla di sabbia, questo fa male. Però un altro pugno propulsore.
Vai. E questo vale livello 10 per Butterbeat, no? Ha risvegliato il suo potenziale e tiriamo su l'attacco speciale a questo punto. È un Pokémon palesemente speciale, la sua velocità, sì. E di nuovo l'attacco speciale. Ok. Dai! Attenzione! Un Silkul diverso. Potente, ok. Ok, quindi viene segnato. E poi si capisce. Proviamo a catturarlo questo Silkul, eh. Quindi, pugno propulsore su di lui. Abbattiamolo. Questo non lo vogliamo. Vai, colpo e vattene tu. Via. Ed ora rimane lui. In teoria con un pugno propulsore non lo uccidiamo, a meno che faccia colpo critico. Ok. E mo PE più 12. In che senso? Butterbeat fa un pisolino. Ah, ok, per recuperare PE, va bene. Va bene, va bene. Posso riposarmi ancora? Io direi di farlo. Tanto poi uso una torta al massimo. O comunque Butterbeat ha finito il suo scopo. Qui è arrivato a livello 10, va bene. Squadra, no, volevo dire oggetti. E mandiamo Spinner. Vai, usa. E questo lo voglio. Pokémon potente. È il primo Cormon potente che abbiamo. E direi in generale di catturare tutti quelli potenti che troviamo. Com'è la musica, quando si catturano uno potente? È diversa? Sostituisci con un membro della squadra, invia deposito Coromon. Non so se posso mandare via qualcuno nel frattempo. No, però mi piacciono tutti questi per adesso. Forse Mino potrei togliere. Ma se sì, la togliamo Mino. Via. Mino per adesso mi sta deludendo come Pokémon, eh. Via. Come Coromon, volevo dire. Essenza repellente, ok. Ora, conquiste. Sicuramente sarà ogni 5 ricercatori durante i sconfitti, va bene. E appunto, Coromon potente catturato. Buono. Poi, voglio mettere davanti questo Silquill. Ma no, dai, lo allenerò fuori parte. Non ha senso farlo adesso. Mettiamo davanti Sfurmi. E alleniamo lui. Ok, siamo usciti dall'erba. Ed eccoti. Sono appena diventato un addestratore per la Luxolis. Vediamo chi è più forte. Vai. Vai, Alec, con un solo Cormon. Lunar Poop? Oh, è la prima volta che si vede, ma è fighissimo. È fighissimo. Vediamo un po' che tipo è. È tipo spettro. Meno danni dalle mosse normali e squarcio. E più danno dalle mosse magia e spettro. Ok. Api velenose. Becca. Ipnonda. Si addormenta. Si è addormentato. Dorme come un sasso. Che infame. Colpo invisibile. Ah. Niente, lui dorme come un sasso. Vediamo quanto dura l'addormentamento, eh. Siamo a 2 turni. Ok, si è svegliato. Api velenose, buono. Dovrebbe avvelenarlo nel prossimo turno. Proviamo ad usare ancora app velenose. Granboato. Cosa ci abbassa? Attacco fisico. Ok, però avvelenato. Buono. E andiamo con Furia che ci alza l'attacco fisico invece. Colpo invisibile non ha colpito. Buono. E colpo. Niente, ci ha abbassato di nuovo l'attacco. Infame sto Lunar Poop. Però perde PS per l'avvelenamento, eh. Li perde PS. Ipnonda, ci addormenta di nuovo. Però è stato avvelenato, quindi a noi va bene comunque. Che bello però Lunar Poop, io lo vorrei. Chissà dove si trova. Ma ripristiniamo PE mentre siamo avvelenati? Mentre siamo addormentati, mi sa di sì, eh. Niente, colpo invisibile ci ha colpito.
ci ha fatto anche parecchio male. Però noi nel prossimo turno dovremmo riuscire a batterlo. Sì. Tranquillamente. Un colpo se si sveglia. Lunar Poop fa un pisolino per recuperare i suoi PS, giustamente, il suo PE, volevo dire. E così facendo. No, non muore. Perché non è molto efficace? Il tipo normale non è molto efficace contro lo spettro, giustamente. Niente, doveva proprio addormentarmi all'ultimo. Tanto muori, Lunar Poop. Quindi puoi fare un po' quello che ti pare, ma addio. Ok, ne ho guadagnato un bel po' di punti esperienza. Sarà a livello 11, ottimo. Caspita, sei forte. 94 gold per la vittoria. Un po' pochini. Spero di diventare forte anche un giorno, spero, aspetta e spera. Ok, qui abbiamo uno strumento. Direi di sfruttare un po' come selvatico per far svegliare il nostro Svurmi. Nuovo! È nuovo questo! Allora vai, svegliati, avvelenano. È super efficace, ok. Questo ci muore tra poco. Mandiamo Cube Zero. O Moffel. Mandiamo Cube Zero. Pungiglione velenoso, va bene, non è molto efficace. Infatti, ecco perché ho mandato Cube Zero. Morso gelato. Corpo spillo, è stato ferito. Oh, bella questa abilità. Riprende punti? Sì. Assorbimento, l'ho usato praticamente. Noi usiamo Graffio. Buono. Ora se non fa assorbimento, che fa pungiglione velenoso, ottimo. E noi lo catturiamo. Vai, spinner. Finalmente abbiamo trovato questo Slitherpin che volevamo prendere. Sì, diamo un'occhiata al sommario quando catturiamo Pokémon nuovi sempre, o meglio Coromon nuovi. Ha un buon attacco fisico. Tipo normale, rarità comune. Ok. Pungiglione velenoso e assorbimento. Fa 20 di danno. Con il 20% di avvelenare, praticamente veleno spina. Mentre assorbimento, ok, assorbe PS pari alla metà dei danni arrecati. Ed è speciale però questo, perché faceva così poco danno. Lui è un attaccante fisico. Ok, abilità. Punte o aghi acuminati causano danno a contatto con un attaccante, va bene. Vuoi tenere Slitherpin? Sì, ovviamente lo tengo. E vuoi dare un nome o soprannome? No. Invia deposito Coromon, questo non lo voglio nella squadra per adesso. Ottimo. Proseguiamo. Sì, avrei voluto proseguire. Uno Swarmy. A livello 8 tra l'altro questo. Combattiamolo, va, che questo ci dà un bel po' di punti esperienza. Ma andiamo Moffel. Poi in caso diamoci una curata con le torte. Api velenose, mannaggia lui. Tanto abbiamo l'antidoto, eh. Ricordate che abbiamo l'antidoto, l'abilità del Pokémon, che cura dal veleno. Guarda che danno che fa tra l'altro Moffel. Non è un problema, non è un problema. Via. Livello 11 per Moffel. Code rotante, buono. Un attacco che non userò mai comunque su Moffel. Continua a sbloccare obiettivi. Ma va bene. Ora diamoci una curata per l'appunto. Allora abbiamo Armado che dovrebbe avere come abilità quella. No, questa è l'abilità di togliere i. Ah, l'abilità raccolta. Quello che ha l'abilità dell'antidoto è Svurmi, vero? Attiva, infatti. Cura lui. Perfetto. E dura 10 minuti, ok? Ha un cooldown di 10 minuti. E tra l'altro potremmo semplicemente aspettare qui. Va bene, interessante. Poi, diamo un'occhiata alla borsa. E diamo un'occhiata alle conquiste nel frattempo, va. Perfetto. E alla borsa. Ah, ne abbiamo altre. Cattura 10 Coromon. Ok, va bene. Ora però vorrei andare in oggetti.
Torta small, usa. Su swarmy. Su armado. E su butterbeet. Ecco fatto. E proseguiamo. Che abbiamo davanti? Swarmy. Però addormentato. Ma andiamo davanti Moffell. Anzi, Butterbeet, deve essere di livello lui. Vai. Ho visto un addestratore, significa che dobbiamo combattere, giusto? Certo, Lance. Porti un nome molto, molto particolare. Era il campione della Lega. Questo è un altro nuovo, Scarbon. Ok. Usiamo sonde. Illuminazione, cosa fa? Aumenta attacco fisico e difesa fisica. Se non sbaglio, pugno propulsore dovrebbe essere speciale. No, è fisico, peccato. Peccato. Infatti fa molto meno danno. Altra illuminazione. Servirebbe qualcuno che attacca in maniera speciale, perché guardate che poco danno facciamo ora. Appunto. È stato abbattuto. Deve riprendersi e non può muoversi. Ecco cosa fa l'abbattimento. È praticamente il tentennamento di Pokémon. Un'altra illuminazione. Vabbè, questo. Se adesso ci fa un colpo, ci ammazza. Usiamo col pugno propulsore anche noi. È la migliore mossa che abbiamo in questo momento. Abbattuto? Sì, grande. Vai, colpo, via. Non rischiamo e buttiamolo giù. Undici per Butterbeet. E lui manda in campo Silquill. Ok. Ora dovrei cambiare Pokémon però. Contro Silquill mandiamo Moffett. E proviamo a rubargli anche un po' di soldi, va? Sabbia tascabile, va bene. Non è un problema, perché tanto io voglio solamente rubarti i soldi. 66 gold, ottimo. Bene, regge anche abbastanza bene questo attacco, quindi altro scippo d'oro. 66. E un altro, dovrebbe reggerlo ancora. Attacco rapido, niente male. Perfetto. Ora cambia squadra di nuovo, cambia un Pokémon di nuovo. E mandiamo Armado, che deve salire di livello. Vai. Artiglio non ci dovrebbe fare quasi nulla, dato che Armado ha una difesa fisica altissima. E usiamo Graffio. Dovrebbe fargli molto male in realtà lui, infatti. Armado è proprio un tizio che con le statistiche fisiche non avrà molta velocità, ma picchia duro e tanca, eh. Guardatelo. Tre artigli ci hanno fatto, noi con. E non ci ha tolto nemmeno metà vita. Insomma, niente male. Perfetto. Ah, e Swarmy si è svegliato? Così a caso? Ottimo. Ottimo, ottimo. Allora, Butterbeet ora dovrebbe farsi un riposino per aumentare i suoi PE. Mentre io vorrei usare una torta small su Moffett. Ok, per poter usare ancora contro allenatori. Qui c'è uno strumento, infatti. Torta detox, va bene. Può passare qui, no. Questa parte, altro strumento. Vai. E altro Pokémon. Ah, due. Ok, Butterbeet qui si farà una bella scorpacciata di esperienza. Vai. Niente male. Però deve imparare un attacco speciale, perché ha attacco speciale altissimo questo Coromon. Ok, devo riposarmi, giustamente. E attacco speciale invece è relativamente basso. Vai, pugno propulsore su di lui. No, dai, ha mancato. Ed ora viene anche avvelenato. Butterbeet qui rischia di creparci, però uno potrebbe tirarlo giù comunque. Buono. Ok, punti esperienza comunque vanno bene.
ed ora sale. Cioè, lui è stato avvelenato. Cambiamo un Pokémon. E direi di mandare. Ma guarda nessuno, lasciamo lui. E in caso se muore, muore. Amen. Sonde. Poi lui usa colpo, va bene. Dovremmo resistere un altro turno. Esatto. No, non abbiamo abbastanza. Speriamo che lui usi Furia, che non ci attacchi. No, niente, muore. Va bene. Questi punti esperienza li daremo anche a qualcun altro, allora. Qualcun altro tipo armato. Vai. Spero che impari una mossa decente prima o poi, armato. Ah, super efficace. Niente, ci lascerà anche armato, probabilmente. Sì. È troppo lento. Troppo lento. E a questo punto. Boh, ma andiamo in campo anche Silfil, dai, via. Facciamone prendere un po' di esperienza anche a lui a caso. Tanto morirà sul colpo, infatti. Ma non è un problema. Usiamo a questo punto Swarmy. Api velenose. Dovrebbe essere super efficace. E addio. Vai, colpo. Ok, nessuno è salito di livello perché l'esperienza è stata divisa tra tantissimi Coromon diversi. Mossa istantanea. Mossa furia o un Coromon? Non ci interessa questo. Ora dobbiamo sperare di uscire immediatamente però da questo. Bello! Guzzlet! È potente! Ok, abbiamo avuto culo qui, eh. Colpo non dovrebbe ucciderlo. Rafforzatore, buono. È un altro potente. Oggetti, cerchiamo di catturarlo. Spinner, vai, usa. Prendilo. No! Un altro rafforzatore. Non gli voglio usare un altro colpo perché è vero che tecnicamente non morirebbe con due rafforzatori. Ma se facesse brutto colpo, sì. Se facesse brutto colpo, morirebbe. La prendilo e basta, su. Preso, buono. Sì, controlliamo il sommario di Buzzlet, che è un, tra l'altro un Pokémon potente, un Coromon potente. Allora, alti PS. Attacco speciale niente male, ok. È di tipo elettrico, potenziale potente. Luogo bosco tasso, va bene. Rarità comune, ok. Colpo e rafforzatore, quindi per adesso niente di che. E Buzzlet non sta tenendo nulla. Cecchino, i colpi fisici colpiscono nel punto giusto, aumentando il danno critico del 50%. Niente male, peccato che sia un Pokémon speciale, quindi ha un'abilità un po' di merda. Teniamolo comunque perché è un Pokémon potente, un Coromon potente. Sostituisce un membro della squadra, tanto uno di questi qui è morto, quindi armato, addio. Ok. Buono. Abbiamo trovato anche dei Coromon potenti. Siamo arrivati alla fine del bosco? Non ancora. Ah, un allenatore. L'esercizio ti fa bene e certamente anche ai tuoi Coromon. Dave con 4 Coromon. Bello Mubi! Oddio, ma è tipo terra, vero? Prende 2 per dall'acqua, sì. E riceve meno danni da sabbia, elettrico e buio. Però avveleno in teoria lo sente. E avvelenare questo tipo che ha un botto di PS non è male. Aia, questo potrebbe essere brutto. Colpo. Ok, niente male. Pugno furioso. Ok, è stato avvelenato però. Vai, altro colpo. Buono. Non uccidermelo per favore. Morto. Anche Swarmy è esausto. Però tu subisci gli effetti dell'avvelenamento. Ma andiamo Moffett. Aveva un frutto questo! Infame!
Ah, Scippo d'oro. Prendiamoci un po' di soldini, eh. Ricostruzione. Oddio, questo è un Pokémon infame. Però tra un po' deve riposarsi anche lui, eh. Usiamo un altro Scippo d'oro. 217 l'avevamo preso a lui. Un botto gli prendiamo. Facciamolo di nuovo. Assolutamente. Vai. E poi se veniamolo di botte. Ok. Tanto è stato avvelenato, quindi un po' di vita l'ha continuato a perdere, anche se lui si curava. E a questo punto, coda rotante. Eccolo che riposa. Buon danno. E subisce pure quello dell'avvelenamento. Altra coda rotante. Dai, un altro colpo. Che palle, però. Non siamo mai fortunati con coda rotante, eh. Ole, dai, muori. Colpo, graffio, via. Ammazza, questo era solo il suo primo Coromon. Alla faccia. Mino. Vai. Palla di sabbia. Che lui usa furia, quindi aumenta il suo attacco. Però non gli facciamo un bel po' di danno, con palla di sabbia. Aia, questo ci fa male. Ok, è stato colpito due volte. Peccato che non sia morto. Niente, ci ammazza. Veloce questo Nino, eh. A questo punto mandiamo Buzzlet. E proviamo a fargli un colpo. Niente, muore. Ah, non ha colpito. Niente, Buzzlet si porta a casa la kill. Bene così. E già sale. E già aumenta il suo potenziale. Direi fare attacco speciale. Velocità. E attacco speciale. Vai. Anche se per adesso non ha attacchi speciali. Buzzlet. Ah, Buzzlet contro Buzzlet, eh. Vai, colpo. Beh, penso vinca il suo, dato che è tre livelli sopra il mio. Però un po' di danno glielo fa, eh. Un po' di danno glielo facciamo comunque. Ed ora tocca il nostro Cube Zero finire la lotta. Morso gelato. Buon danno. Colpo critico infame. Morso gelato, vai. Taser. Paralizzato? Dai! Cosa fa la paralisi esattamente in questo gioco? Ok, potenziale. Allora, l'attacco speciale è un po' basso, però a questo punto Cube Zero sarà fisico e via. Aumentiamo, facciamo così. Tiriamo su anche un po' sulla velocità, perché altrimenti qui... Buzzer a livello 7, ottimo. Taddle. Bello Taddle. Allora, è tipo acqua lui, quindi, immagino, sì. Quindi, due per da ghiaccio. Riceve più danni delle mosse ghiaccio. Addio, bro. Cosa sta usando? Stoicismo, aumenta attacco e difesa. Ah no, difesa speciale, ok, buono. Questo è fisico, quindi il danno lo prende. Mangia il frutto canul, va bene. Noi gli facciamo però un altro morso gelato. Non dovrebbe ucciderci. No, paralizzato. Ok, qua bisogna usare un oggetto. Perché ce la stiamo vedendo brutta. Usa su Cube Zero. Ok, non pensavo sarebbe stato così difficile, sinceramente. Non pensavo proprio. Però mi piace che ci sia questa difficoltà. Anche perché io comunque ho scelto di non allenarmi troppo nell'erba alta. Cioè, ho tirato sugli altri Coromon. Ma come livello massimo ho tenuto il 9 praticamente. Quindi il livello dei Coromon degli altri allenatori. 12. Buono. Ha sconfitto Dave. Questo sì che fa esercizio. E 725 dollari per la... d'oro per la vittoria. Bisogna tenersi in forma. Alla faccia. Qua però
Ritrova immediatamente la concentrazione quando inizia a sentirsi confuso. Qua è un casino adesso. Facciamo così, ragazzi. Torno al campo addestramento, cure Coromon e ci rivediamo qui. Rieccoci qui. Ho curato i miei Coromon. Ho dato il condivido esperienza a Silqui il potente. Ed ora andiamo avanti. Ok, di qua non c'è nulla. Qui strumento invisibile, sì. Essenza paurosa. Vediamo cosa c'è da questa parte. Un Pokémon selvatico. Bello! Prova! Gelo artico. Questo è figo, aspetta. Con un colpo non dovremmo ucciderlo in teoria. Ipnonda, questo ci addormenta. Ok, un po' me. Rompipalle sta cosa, però noi proviamo comunque a catturarlo ora. Vai, spinner. Ah, ti è svegliato subito? Buono. Buono, catturato. Sì, ovviamente controlliamo il sommario. Sarà un tipo ghiaccio questo, immagino. Ok, ha un buon attacco speciale lui, eh. Niente male. Vediamo. Rarità raro. Oh, raro. Assorbimento, graffio e pinonda. Gelo artico, fa cadere la neve all'entrata sul campo. Ipnonda vuol dire che precisione ha, 70, ok, va bene. Vuoi tenere prova? Ovviamente lo tengo, è raro. E non voglio dare il soprannome. E per adesso lo inviamo al deposito. Abbiamo già un Pokémon di tipo ghiaccio e squadra. Non ce ne serve un altro. Qui ci saranno strumenti invisibili o c'è il modo di passare? Bisogna usare la spinta qui. Ok, bisogna usarla in un modo un po' particolare. Vediamo, è così. Poi, per poter passare. Poi, così. Però non posso tornare indietro in questo modo. Quindi spingiamo via questo. Piccolo enigma, piccolo puzzle. Non posso spingerlo tipo in su, non credo. Ok, no. Così facendo però non posso tornare indietro, a meno che io faccia così. No, di qua non posso andare. Strumenti invisibili, no. Come si fa questo? Allora. Ah, forse ho capito, aspettate. Così. 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 Esatto. Ed ora tu, via. Esattamente, si può passare da qui sotto, tirare via questo. E prendere lo strumento. No, non voglio colpire lo strumento, voglio prenderlo. Spinner argentato, che non è male. Andiamo qui sotto. C'è una casetta lì, eh. Ok, Buzzlet. Non ho ancora trovato un Coromon perfetto, eh. Vorrei farvelo notare. Contro Buzzlet conviene direttamente andare di colpo, senza api velenose o molta strategia. Vai di colpo e via. Livello 12 per Swarmy. E livello 5 per Silquill. Però mi sa che così facendo non risveglia il potenziale, eh. Allora, qui. Devo in qualche modo attirarli questi. Per poterli prendere. Ok, questa è strana. Come si dovrebbe fare qui? Ah, aspetta, così, no. Strano, un corno, sono io che sono stupido. Frammento di Fenice, buono. E qui stessa cosa. Così. E si va su. Vabbè, qua è uguale. Farlo o non farlo. Strumenti invisibili qui? In questa casetta, sì, torta PS media. Ok,
entriamo per vedere cosa c'è. Un signore. Jack, chi sei? Mi chiamo Glacial, piacere di conoscerti. Perlomeno ci presentiamo quando entriamo in casa di qualcuno. Ho bloccato l'accesso alla mia baita per stare da solo, non per essere disturbato dagli estranei, ha ragione. Non puoi entrare nella casa delle persone senza permesso. Ah, ci sfida! Incazzatissimo, Jack! Con Slytherin. A livello 10, tra l'altro. Abbi velenose. Aia. Poi colpo. Fa malissimo. Però ora è avvelenato. E a questo punto posso cambiare Coromon. E mandare, dato che lui usa attacchi velenosi, mandare Moffat. E rubargli anche un po' di soldi a sto stronzo a cui siamo entrati in casa. Non ci ha nemmeno offerto niente. E in più ci combatte. Allora, rubiamogli un po' di soldi. E niente, ci ha avvelenati. Con la sua velenospina infame. Però noi comunque i soldi li rubiamo. Scippo d'oro. Usa pure il rafforzatore quanto vuoi, Slytherin, tanto si è avvelenato. 90. Ok. Altro scippo d'oro. Pungiglione velenoso. Noi rubiamo i soldi a Jack. Vai. Forza. Ah, giustamente si ricarica gli HP lui. E noi rubiamo per l'ultima volta soldi. 90, perfetto. Ora conviene sostituirlo lui perché sta per morire. E mandiamo con Zero. Il suo lavoro è stato fatto. Moffat è il ladro letteralmente del nostro team. Speriamo che non ci avveleni. Ok. E un bel morso gelato. Addio Slytherin. No, è vero, avevo usato il rafforzatore 3000 volte, ecco perché ho così tanta difesa. Guardalo, tutto fiero. Graffio. Moffel è salito a livello 12, buono. Manda Nibble Gear? Ah, l'altro starter che avremmo potuto prendere. Due perdi ghiaccio? Mi dispiace, Nibble Gear. Ti è andata male. Nibble Gear, volevo dire. Raffica spumeggiante? Che attacco era, scusami. Morso gelato. Buono. Silquil ha risvegliato parte del suo potenziale, che lo risveglia comunque. Buono. E allora, Silquil immagino che sarà un attaccante fisico, quindi diamogli attacco fisico, diamogli velocità e diamogli altro attacco fisico. Perché non posso piangere in pace? No, poverino. Perché non posso piangere in pace? Le lotte sono tutte diverse, da quando Rocky... Missione iniziata a Strada Rocciosa. Beh, vediamo se posso cottere qualcosa nella sua casa. Due frammenti di fenice, due torte PS, due torte PS, niente male. Qui, torta combo. Qui, e una fotografia di Jack insieme ad un Moltai. Sembrano molto legati. Non è che magari è un suo Coromon che è morto? Noi intanto gli fottiamo tutto. La vita è così misera senza Rocky, mi sa di sì. Seleziona un Coromon. In che senso? No, aspetta. Dovrei dargli un Coromon. Però mi serve un Moltai. Io non ce l'ho un Moltai. Diamo un'occhiata un attimo alle missioni, eh. A Jack manca molto Rocky, il suo Moltai. E infatti mi servirebbe catturare un Moltai per darglielo. Sarebbe una cosa anche giusta da fare, in teoria. Ok, usciamo da qui. Allora, Swarmy a livello 12, va più che bene, mettiamo davanti Butterbeat. Ok, proseguiamo. Abbiamo scoperto un'altra missione secondaria comunque. Slytherin, va bene.
Combattiamolo con pugno propulsore. Butterbeat deve muoversi ad imparare un attacco speciale perché non ha alcun senso. Non avvelenarmelo, grazie. Me l'ha avvelenato. Vabbè, useremo l'abilità speciale di... come si chiama? Dell'insettino. Di Vruma... come si chiama? Il bruco? Non mi ricordo. Ok. Tiri qui la salita di livello. Ho imparato attacco rapido, va bene. Allora, usiamo direttamente l'abilità di Swurmy, eccolo qui. Sommario. Abilità attiva. E curiamo l'avvelenamento di Butterbeat. Cerchiamo di uscire da questa erba alta, non ci riusciremo mai. Un altro Frova, che è raro, ricordiamolo. Però l'abbiamo già catturato, quindi non ci interessa. Pugno propulsore. Questo però potrebbe avere un'altra abilità, perché non ha messo la neve. Io quindi per curiosità lo catturo, voglio vedere che abilità ha. Magari questo potrebbe essere anche più interessante di quello che abbiamo trovato prima. Quindi perché non farlo? Alla fine costa uno spinner. Diamo un'occhiata a sommario, sì. Voglio vedere l'abilità. Ritiro pulito. Viene curato da ogni problema di stato quando viene ritirato dal suo spinner. Oh, questo non è male, eh. Lo tengo, sì. Non gli do un soprannome. E lo invio a deposito, va bene. Ok. Obiettivo sbloccato, va bene. Usciamo dall'erba alta, perfetto. E qui, mentre torniamo indietro, direi che l'episodio può finire qui, dato che è durato tantissimo anche questo, poco prima di questa erba alta. Quindi vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Coromon, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se avete gradito il video, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di questo videogioco e della parte che avete appena visto, e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!